perché era una sperimentazione. Io, molti di voi non c'erano all'inizio, ma il primo intervento che ho fatto spiegava che giocavamo senza rete. Non voglio dimenticare nessuno, cioè tutti gli interventi sono stati utilissimi, solo che portando utilissimi, ci sono due livelli di utilità, non più o non meno, ma due. Chi ha portato la propria esperienza, e chi si è messa nelle condizioni, senza porre la propria esperienza al centro, si è messa nelle condizioni di dire qual è il problema e proviamo a vedere come risolverlo. Cioè, tra i cittadini che sono intervenuti stasera, oggi, ci sono due generi di contributi. Chi come contributo ha portato ciò che aveva vissuto, ciò che aveva fatto, e chi invece si è immedesimato e ha capito qual è il nuovo problema. Qual è il problema? Lo ridico un'altra volta perché temo non sia chiaro. Il bando termina il 18. È ovvio che al bando non riusciamo a partecipare con le richieste del bando. Ma non è per incapacità, ma perché abbiamo visto che il bando ha una contraddizione, e cioè chiede un progetto di, diciamo così, dettaglio, e sia da un punto di vista della conservazione di questi 16 immobili, sia dal punto di vista della gestione tecnica economica di questi immobili. Normalmente, dicevo, io sono un architetto, mi è capitato di farne altri, cosa si fa? Ci si mette al tavolino con il committente o con chi potenzialmente può essere il committente, si fanno dei bei disegni, si scelgono dei bei colori e si inventa il progetto. Questa cosa certe volte funziona, una volta, le altre volte no, ma non rispetto all'essere riconosciuto a vincerlo, ma dopo, nella sua realizzazione. Io ho 50 anni, faccio l'architetto da quando ne ho 20, sono 30 anni che vedo piazze messe a concorso, edifici messi a concorso, bellissimi concorsi, deserti, cioè non usati, non vissuti. Ora, questo bando è interessante perché mette sul piatto 16 oggetti che hanno una storia di centinaia di anni, che questa storia di centinaia di anni è l'interfaccia tra il risultato di una gestione del territorio, l'agricoltura, e della cultura di una città, quindi riesce a unire due mondi, mette a frutto 16 oggetti che sono ormai diventati parte della città, perché prima erano assai distanti, facevano parte di un altro mondo, erano i corpi santi, era la campagna, era tutto un altro modello di vita. Questi 16 oggetti sono pubblici, sono di proprietà pubblica. In realtà potremmo dire in maniera molto semplificatoria e linguistica, li abbiamo comprati, sono nostri, non lo sono. Cos'è che determina un bene comune? Cos'è un bene comune rispetto a un bene pubblico? Perché noi continuiamo a sentire questa parola bene comune, ma nessuno ha mai il coraggio di definirla. E non è neanche giusto definirla a tavolino. La definizione di un bene comune dovrebbe, primo, nascere da un processo partecipativo diretto, cioè devono essere i diretti interessati, stando su un territorio, vivendo le proprie contraddizioni, bisogna definire quali sono i beni comuni essenziali alla loro sopravvivenza e alla loro evoluzione. Quindi due livelli diversi di beni comuni, quelli basic e quelli evolutivi, quelli che riguardano il presente e quelli che riguardano il futuro. Ma soprattutto ciò che definisce il bene comune è la gestione del bene stesso, la proprietà del bene. Il bene comune è il bene che viene co-usato, co-gestito, che ha una gestione autonoma perché decisa dai partecipanti e definenti quel bene rispetto a una definizione che arriva calata dall'alto. Dall'alto, da fianco, da come volete voi, ma è eteronoma, è esterna. È una gestione autonoma, è una definizione autonoma rispetto a definizioni e gestioni eteronome, si usa così nel linguaggio, diciamo così, quello un po' più professorale. Ciò che arriva dall'esterno e ciò che invece è definito tra di noi. Ora, questa assemblea parte dal fatto che questo oggetto
questo che non è soltanto fatto di mattoni, ma è fatto di memoria e di relazioni. La memoria del vissuto, le relazioni che ognuno di noi hanno rispetto a questo oggetto, chi lo gestisce direttamente, chi ci è passato l'infanzia, chi ce l'ha semplicemente visto passandoci in macchina migliaia di volte, chi lo sa. Però noi abbiamo questa relazione, questo oggetto è fatto da memoria e da storia, da relazioni. È un bene collettivo? È un bene comune? Lo definiamo noi. Non è dato, lo definiamo noi. Se ce ne assumiamo l'organizzazione, diventa un bene comune. Questa assemblea nasce da questo, dal non andare lì e proporre un bell'idea, che cioè, tiri fuori dal cilindro l'idea geniale. Certo, potremmo farlo diventare un punto logistico del biologico. Abbiamo l'autostrada, arrivano i camioncini al Parco Sud, chi se ne frega del CO2 e abbiamo il biologico qua. Potremmo farlo diventare una cooperativa che si occupa di... potremmo trovarne mille. Però il problema è farle, queste cose che non siano contraddittorie, ma farle legandole alla realtà, facendole nascere dalla realtà, non calandole dall'alto. La sperimentazione strana di questa assemblea, di questa riunione di stasera, era cercare di far nascere da qui, e cercare di far nascere da qui, l'idea che quello che produrrà il concorso, il bando, farà i conti con quello che è nato qua, oggi. Chiaro? Cioè non è che non possiamo pensare che noi proponiamo fra 4 giorni un altro progetto e sarà il più bello. E chi era. L'unica idea possibile e immaginabile per il futuro di questa cascina è che dai promotori e dai partecipanti a questo incontro nasce un filo che seguirà parallelo quello che produrrà il bando di concorso, senza negarlo, non sono nemici, vada bene, ma è semplicemente per dare gambe e concretezza reale a un qualche cosa che probabilmente gambe e concretezza reale non ne ha, perché arriva da altri giri, è un prodotto diverso. Poi può darsi sia bellissimo, sceglieranno dei colori bellissimi, ma non è radicato socialmente. Uno dei modi di produrre periferia è quello di produrre oggetti, anche splendidi, non radicati socialmente. Questa cosa qui è quello che volevamo tentare di fermare. Allora, come si va avanti e come chiudiamo? La riunione, io penso, poi se qualcuno, la riunione di oggi si può chiudere, credo, in questa maniera. Prima di tutto c'è una pagina Facebook che aggiornerà per chi usa il computer. E dove ci saranno i video di questa riunione che ho registrato. Dove ci saranno i video con questa, cioè hai una memoria di 30 giga. Ma la cosa più interessante è questa, provare a pensare di qui a breve un altro incontro, di qui a 15 giorni, di qui a... e costituire, senza abusare dei tempi e senza abusare delle risorse di vita di ognuno di voi, ma di costituire un gruppo che veramente si faccia carico di quello che potrebbe avvenire qui dentro, rispondente alle necessità della zona. Questa è la cosa importante, che sia un interlocutore tra gli altri a pari dignità, è una pari dignità da conquistare rispetto al giudizio del progetto che il Comune metterà in realizzazione. Quello che noi potremmo presentare in 4 giorni, da qui a 4 giorni, chiedendo al professor Ferrarese, Davide Biondini ed altro, ad altri, è quella di stendere esattamente la proposta che d'ora innanzi, i bandi di concorso, le manifestazioni di interesse avvengono non mettendo la partecipazione alla fine, ma all'inizio. Esatto. Questa è la questione, cioè è semplicemente un ennesimo consiglio che diamo all'amministrazione di una modalità procedurale, se volete, secondo me più logica, cioè che ci sia prima l'interlocuzione, l'ascolto e poi la definizione di quello che è il bando e non il contrario. Tutto qui è un passaggio logico, elementare e semplicissimo, e secondo me, l'ho detto all'inizio, è esattamente il progetto. Se d'orinanzi, se dal prossimo giro i bandi, le manifestazioni di interesse venissero definite con questa modalità, con l'ascolto e l'interlocuzione, non alla fine, ma all'inizio,
Allora molte delle decisioni prese, molte delle scelte sarebbero forse più brutte, forse più belle, non lo so, ma a responsabilità condivisa. Ci avremmo messo tutti quanti noi la faccia e non potremmo mai dire: ah beh, hanno sbagliato loro, è colpa loro. Perché quel signore di prima che si chiedeva il comune di chi è, tra l'altro è mio padre, anche che dopo 90 anni e 50 anni, però diceva: chi è il comune? Siamo noi. Ma questo siamo noi si concretizza soltanto assumendoci la responsabilità delle scelte. Tutto qui. Luca, no, ma poi è banalissimo, però è così, è un semplice cambio di comportamento. Luca, l'esposizione del bando è giusta, però è chiaro che questo bando è un bando fatto guardando il contrario le cose. Tutto qui, basta. La manifestazione di interesse è un tentativo non risolutivo, fa esattamente quello che dicevo. Cioè io non parto con un bando in cui il comune nel chiuso della stanza decide la forma del bando. Il comune prova, e ci facciamo anche dei tentativi per smuoverlo in quella direzione, che non è nella naturalezza della cultura amministrativa. La manifestazione di interesse va esattamente nella direzione che dici tu, di dire: proviamo prima ad avere le manifestazioni di interesse per capire quali sono i bisogni. È una forma di ascolto, un tentativo. Esaustivo? No. Sufficiente? No. Ma un tentativo di ascoltare quali sono i bisogni. Dopo faremo un bando che tiene conto di quali è il pezzo dell'ascolto. È esattamente la direzione che dici tu. Io sono orgoglioso di dire che per me è un tentativo. No, ma che siano tentativi, ovvio. Andiamo, però Luca, io non voglio. Ma certo, ci mancherebbe altro. Infatti, però, aspetta. Sì, esatto. Davide dice: se mi tiri già un progetto particolareggiato non è un ascolto. Ma dico anche questa cosa: se fosse così, ma no, se fosse così, perché non fare in ogni zona? Perché non pensiate che magari siamo solo noi? No, certo. No, ma allora, punto, secondo, se fosse così, perché non fare in ogni zona un'assemblea in cui, presentando il bando alla cittadinanza tutta, non si istituisce, diciamo così, dei lì due o tre incontri in cui si raccolgono le dichiarazioni di interesse, le idee, perché? Perché lo strumento è già un filtro, Luca, lo sai meglio di me. Il bando è stato indetto a ottobre, a novembre, fine ottobre, se non sbaglio, e comunque chiede una consapevolezza dell'uso delle tecniche, degli strumenti di risposta, perché la riqualificazione, la conservazione, la riqualificazione di questo immobile, non è che posso scrivere che è un desiderio, ma poi come lo attuo ci vuole una consapevolezza, una competenza tecnica non da poco. Se tu leggi il bando, c'è una grande attenzione alla manutenzione di questo edificio. Come dei cittadini possono pensare di rispondere tecnicamente in maniera appropriata alla manutenzione di questo edificio? Se non rivolgono un tecnico, devono pagarlo. Questo tecnico deve impiegare giorni, mesi per capire cosa fare, quanto costa mettere a posto questa cascina. Potrebbe avere dei cedimenti strutturali. Chi ne so? Allora, in realtà forse sì, forse queste due cose si possono incontrare. Se noi presentiamo questa proposta di vedere d'ora in avanti le cose dall'altra parte, provare a vederle dall'altra parte, può darsi che ci sia meno spreco di risorse, meno spreco di energie, perché tanti non lavorerebbero, ha ragione Rita, chissà quanti stanno facendo sulla Monterobbio un vero e proprio progetto, o poi i progetti che sono già stati fatti e che vengono praticamente, non si capisce che fine fanno, eppure c'è tanto bene, tanto ottimo in quei progetti. Perché sprecarli? Perché non metterli tutti in piazza e decidere, con molta tranquillità, senza assemblea, ma decidere di mettere a frutto e a regime ciò che già c'è in termini di energia. È tutto qua. La manifestazione di interesse taglia fuori molte di queste cose. O li costringe a ripresentarle paro paro, per vedersele ancora respinte paro paro. Parliamone tutti quanti, mettiamole insieme. Facciamo un mondo di desideri dei sogni. E dopo aver fatto, no, lo dico seriamente, nel senso che a me piace la logica del desiderio dei sogni. Dopodiché la logica del desiderio del sogno ha dei costi. E certo che ha dei costi. Però dobbiamo avere una prospettiva. Il desiderio del sogno è esattamente il non realizzato, è la nostra utopia. Ce la costruiamo e la costruiamo rispetto alla cascina, rispetto al mondo e all'interno di questa roba qua.
perché i soldi che vengono sprecati per fare altre cose non possono essere spesi per realizzare i soldi? Ora si può realizzare i soldi? Io credo di sì. E io credo che sia possibile all'interno di questa cascina come di tutte le altre 15 cascine. Adesso io non so come si fa a realizzare una cascina qui dentro, perché mi viene da pensare a delle cose strane. Ma però, no, nel senso che questo è possibile all'interno di...